Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Win Streak, la terza puntata della nostra cavalcata in sella al team con Mewtwo, che per adesso sta andando davvero molto bene. Insomma, è innegabile, abbiamo 5 vittorie e una sconfitta, mancano 4 partite. Suddivideremo le mancanti 4 appunto in due episodi da 2 partite ciascuno, così da essere un pochino più rapidi e rendere anche più godibile, fruibile, forse, non lo so, questa serie di video in un periodo estivo dove abbiamo forse ben altro da fare che stare su YouTube. Io ve l'auguro. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo stasera ore 19 siamo in live su YouTube per qualche oretta, perché farò un paio d'ore o tre di live gameplay di Pokémon Diamante. C'è da dare un bel colpo a questa storia che abbiamo lasciato un paio di settimane fa indietro in virtù di impegni vari, fra le quali le Team Aqua Academy, e insomma mi farebbe veramente piacere con voi ritrovarvi tutti a Sinnoh collegati per giocare tutti insieme come da tradizione. Vi ricordo anche domani il mio compleanno e andiamo nuovamente di live sempre a Sinnoh, sempre sul live gameplay. Insomma, trovate tutta la programmazione sulla pagina Facebook. Alle ore 18 sarà la live di domani, perché appunto domani sera è mio compleanno, faccio una bella cenetta e quindi faccio un 6, cioè alle 18, 7 e mezzo di streaming sul tubo, boh, vediamo un po' come ci prende. Detto questo, vi invito al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare quello che vi piacerà e non vi piacerà delle giocate che farò, quindi competitivamente parlando, ma anche se avete una stronzata da dire, ditela pure. Insomma, fare un sorriso via via non ci si sdegna mai, perché qui insomma le giocate secondo me assumeranno un bel peso. Potenzialmente possiamo fare veramente bene, siamo a 5, una vittoria su 4, abbiamo raggiunto la sufficienza, ma insomma l'appetito viene mangiando, il team è molto interessante, c'è questo Mewtwo con Future Sight, veramente ganzino da giocare, Aerodactyl, insomma ci sono tante cose da commentare, stavo dicendo, e poi iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti. Prima di lasciarvi andare in Battlespot, permettetevi di dirmi e di ricordarvi che in descrizione c'è veramente una fraccata di cose, gergo tecnico, che potrebbero interessarvi, fra i quali il link a pumpling.com, dove vi ricordo avete il codice sconto Pardini, che vi taglia il 15% di spesa su un sito che di per sé non è nemmeno molto caro, quindi le magliette ve le potrete davvero accaparrare per pochissimi euro. E poi vi ricordo anche c'è il link ai pre-order di Spada, Scudo, la Limited e le Switch varie, perché se mi vorrete dare una mano preordinandole tramite questo canale, non tanto per la commissione che mi darà Amazon, che è veramente irrisoria, quindi non è un aspetto economico, ma mi piacerebbe far vedere che il nostro canale riesce proprio dal punto di vista delle vendite anche a spingere un titolo, così che, boh, non lo so, vedremo un domani avere magari più supporto da parte della casa madre. Detto questo, io adesso vi lancio davvero lo stacchettino e poi mi tuffo concentrato in Battlespot, perché voglio fare bene, insomma ci tengo, lo sapete, al risultato. Andiamo. Giappone 1665, vi ricordo ragazzi, domani peraltro avremo una nuova, wow, Primeape, una nuova rubrica sul canale, in concomitanza con appunto il mio compleanno, vi faccio, spero, mi auguro, insomma l'apprezzerete, un regalo. Allora, Xernala con Primeape. Primeape non è stupido, perché cosa fa Primeape? Ha Defiant, quindi è anti-insignior in un team dove chiaramente Lunala può soffrire. Mega Man's. Io devo riprendere un po' il filo del discorso con le spread anche di questo team. Ok, te sei quello bello bulcozzo. Mewtwo a Shadow of Future Sight. E te sei Scarf. Ma come? Ok. Da una parte non vorrei portare Groudon per portare Stata, ma dall'altra mi sa che sarà fondamentale. Parto così, partiamo di Aerodactyl, che ricordo è Mega, Crunch, Wildguard, ha un sacco di duties, a Tailwind, così che possiamo, se lui gli dà di Lunala, come probabilmente farà, avere un'opzione di un Crunch, più Shadow Ball di Mewtwo, lo tirerebbe giù,
Insomma, vediamo un po'. Non ho portato Takataka perché portando Incineroar, che è elemento, diciamo, alquanto in un matchup contro Xernala irrinunciabile, non voglio poi far sì che quel Primeape diventi un fenomeno. Che infatti lui lo lidda, vedi? Lui lo lidda, questo cazzatissimo Primeape. Vorrei giocare tutta la partita così, però no. Non mi sembra un team da Trick Room, proprio per niente. Voi che dire? What do you think? Proviamo il colpaccio. Oddio, anche Tailwind. Proviamo il colpaccio. Cosa rischio? Una Protect rischio. Tanto Primeape non dovrebbe essere in grado di tirarmi giù nessuno dei due. Non protegge. Buono, salutiamo la Lunala perché il doppio hit lo manda a KO. Poi ci dedicheremo a Primeape dopo. Tirato giù Primeape, il nostro Incineroar domina. Non è Scarf? Rock Tomb, guarda Ganzo. Guarda Ganzo, la fa su Mewtwo. Meno male, meno male. Se era su Aerodactyl era peggio. Ok. Xerneas. No problem. Cioè, va gestito, ma siamo qui apposta. Io direi una Tailwind e poi se io gli scaglio, allora se gli faccio fuori Primeape lui avrà sicuramente dietro Incineroar. Se gli scaglio addosso un Psy Strike, ragazzi, proprio cattivo. Peraltro Frana più Psy Strike me lo potrebbero anche tirare giù. Però vabbè, no, tirare giù no. Però rimarrebbe al 10%. Qui ci butta Incineroar lui perché ha paura di una mossa psico che non arriverà. Motivo per il quale non ho nemmeno preso per un secondo in considerazione la mossa psico sul Primeape. Questa ci vuole tutta. Lui va di Geomancy ed ecco perché noi di Psico Botta gli facciamo di più rispetto alla Z, perché la Z sarebbe diventata speciale e avremmo intaccato la difesa speciale boostata di 2. Invece di Psy Strike andiamo a colpire, ricordiamo, Psico Botta in italiano, andiamo a colpire la difesa pur utilizzando il nostro attacco speciale del Mewtwo, che come vedrete insomma non gli farà poco, eh. Qui se avessimo un Lele eravamo a cavallaccio. Allora. Io non vorrei buttare il Groudon su un Dazinglin. Sarei più per entrare e fare Fresh Pies poi dopo. Quindi facciamo tipo morire Aerodactyl. Direi che il suo porco lavoro l'ha fatto. Neanche tipo fare wild guard, eh? Che parte prima di fake out. Tanto lui secondo me fa Dazinglim. Guarda un po'. Zan zan. Zan. E ora il signor Xerneas è in range di Frana. Oddio, Frana a meno 1 gli farà 10%. Sì, dai. Non lo so, eh. Comunque questa è stata una bella giocata. Bravo Pardini. Ora è il momento di far entrare il nostro Inci, perché sennò poi dopo se lo facciamo entrare a con il Primeape in campo. Quindi ora togliamo Mewtwo.
Se fa Moonblast su Aerodactyl, che ricordiamo la Tailwind ci rende più veloci, di Xerneas. Se fa Moonblast su Aerodactyl, qualora regga, eviti quello che gli pare. Vedi. Dopo abbiamo il Fake Out. Era l'ultimo momento per far entrare Primate. Buono, e qui adesso abbiamo Fake Out su Xerneas e Frana. Potrebbe tentare la doppia, ma... ragazzi, se la tenta, che vi devo dire? Ricordiamo, su questo insieme abbiamo Snatch. Anzi, direi che la doppia la tenterà probabilmente al 100%. Non gli entra, però, quindi bello. Primate evita. Quando ho visto partire la scrittina, ho detto, stai a vedere, evita Xerneas. Invece no. Allora, direi che questo Xerneas lo abbiamo gestito nella migliore delle maniere, in quanto non ci ha fatto nemmeno un 1% di danno. Close Combat ci tirerà giù Incineroar, ce ne frega niente. No, nemmeno. Nemmeno. Beh, che dire, allora ottimo. Tra l'altro siamo un Incineroar Bakun, quindi ci riprendiamo. Entrerà il suo di Incineroar. Amen. Siamo in una posizione, direi, nettamente dominante, perché lui ha Incy e Primeape, e noi abbiamo un Mewtwo per Primeape e un Groudon per Incineroar. Non lo dico, ma insomma, si avvicina quell'esito lì. Non lo dico, però. Bravo Megairo. Bravo Megairo. Qui abbiamo fatto una gran partita. Ho lidato bene. Voi avreste fatto le stesse cose? Ecco, questo è un esempio per poter inserire il vostro commento, che non solo mi aiuterete con gli algoritmi a farlo, ma insomma, a me interessa la vostra opinione. Sembrerà non essere così, ma... non so se mettere Tailwind o fare Frana. Penso che farò Frana. Sapete perché, ragazzi? Tailwind e Protect, sì, mi aiuterebbe a essere più veloce di Primeape. Ma... Rock Slide mi dà quel 30% di flinching. Tanto ho tirato giù Incineroar e poi entra Mewtwo, Psicobotta, ciao Primeape. Quindi così quantomeno abbiamo il 30% che flinchi uno e il 30% che flinchi l'altro, cioè il 49% che flinchi almeno uno dei due. E infatti, vedi? Questa è matematica. Sarà Bright Powder questo Lumin Polvere, questo Primeape? Non lo so. Fatto sta che insomma adesso è veramente finita. Primeape più lento del nostro Mewtwo. Noi dietro abbiamo Mewtwo. Primeape non è proprio il miglior Pokémon per garantirsi un 1 contro 1 vittorioso contro Mewtwo. Quindi siamo a postissimo così. Rock Slide e Fire Punch. Giusto perché, vabbè. Capace è Zeta questo Primeape. No. Bene. Bella partita, mi è piaciuta, personalmente mi è piaciuta molto, non perché l'abbiamo vinto, ma perché c'era dei ragionamenti interessanti da fare, li abbiamo fatti tutti bene. Quindi andiamo a mettere una casella verde e poi andiamo a fare l'ultimo match di questo video odierno, perché insomma, vi ripeto, mi piacerebbe spezzare quest'ultima parte di Win Streak in 2-2, non voglio avere fretta nello spiegare le mosse per cercare di accorciare un video a 4 partite, perché secondo me merita questa serie, questa streak, di godersela tutta fino in fondo. Quindi casellone verde, e ci vediamo fra pochi istanti per vedere chi sarà il nostro prossimo avversario. 1562, Nico, Giappone. Ok, Lunala, Groudon, Gengar, Salamence, Insilele. Lui non era Velle Zetava Lunala? Non mi ricordo. Non mi ricordo. Qui dovremmo fare molta attenzione, ragazzi. Allora, guardiamo un po'. Non mi ricordo. Qui abbiamo Wildcat, Trickle, Skizwap e Gyro Balls.
Qui anche Aerodactyl, nuovamente Mewtwo, può non essere male per fare il solito giochino su Lunala, ma anche per vedere un po' cosa fa lui. Groudon lo vedo ovviamente bene. E anche Inzi da una parte lo vedo ovviamente bene, però bisogna un po' vedere. Inzio Staca. Su giro penso opterò per Staca. Perché avere una Wild Guard nel late game, specialmente se lui mette Trick Room con il mio Groudon, fa comodo per far sì che il suo Groudon sia un corpo morto contro il mio. Purtroppo mi puzza un po' quel Lunala, mi puzza un po' quel Jenga, insomma, è il brivido della Best of One. Ok. Charlie Switch, non lo so. Non lo so, ragazzi. Rockslide e Shadow Ball dovrebbe essere sufficiente una volta rotto lo shield. Perché Rockslide non cancia? Perché se mi tira fuori l'Ally Switch, quantomeno abbiamo il 30% di possibilità, colpendo ambedue, di flinchare il Lunala, che altrimenti non verrebbe colpito da nessun attacco. Insomma, vediamo. Oh mamma. Allora, questa cosa mi fa piacere solo per un fatto, che Fran adesso non mi missa. Il fatto è che vediamo un po' se me lo tira giù molto bene. Molto bene. Ragazzi, Shadow Ball Mewtwo non se l'aspetta nessuno, ma è forte. È forte. Siamo nuovamente nel segno di Mewtwo. Lui mi ha messo Gravity e Scarf, quindi quell'L è lì bloccato a fare Gravity, eh? Dite cosa vi pare. E ci ha messo anche il campo, l'amico. Vorrà fare probabilmente. Io se metto Tailwind, cosa c'ho da patire se metto Tailwind? Cioè, mi potrei giocare una Tai, ma eviterei. Eh? Lui aveva fatto tutto ciò perché è dietro a Groudon, infatti ora lo butterà. Quindi voleva fare tipo Trick Room o Tailwind, Gravity, muore Lele, entra Groudon. Non muore Lele, Lele rimane lì. Certamente voi capite quando l'avversario ha Lunala, che è una trade abbastanza da gestire, e si riesce a tirare giù al turno 1, successo nel game precedente, succede in questo. La partita bisogna poi gestirla bene, ma insomma, siamo messi bene. Io non mi sono sentito qua di giocarmi la Spittai Mewtwo Gengar, qualora fosse stato Mega. Ok, lui è fottuto. Lo possiamo dire abbastanza a gran voce adesso. Lui è abbastanza fottuto adesso. Noi abbiamo la Z con Future Sight, quindi è una Z che parte da 120 e arriva a 185. Insomma, arriva uno sbotto, ragazzi. Doppia Protect. Vedrete quanto gli faremo sotto Protect. Secondo me un 25-30% glielo faremo. Turno dopo penso che farò Wild Guard più Psyshock nella slot di Gengar. Se anche entra Lele, prende veramente tantissimo. Veramente tanto. Questa, ragazzi, è potente. Guarda là. Gli avremmo fatto 4 volte tanto quello, quindi gli avremmo fatto tipo 130%. Allora, io direi Wild Guard.
Psystrike qua. Se Gengar rimane muore, se entra Lele mi sa che muore perché siamo sotto campo psico e ha già preso un danno di frana, ma lui decide di rimanere lì, quindi siamo abbastanza a cavallo. Ne moriva penso 8 di Gengar. Se volete divertirvi, prendete il calcolatore, guardate quanto prende un Gengar da Psystrike di Mewtwo sotto campo psico. Stiamo dominando, oggi stiamo dominando. Sono in forma, sto giocando bene. Peccato che non vada ai mondiali. Peccato, vabbè. Rock Slide. Ho ancora Wildcard. Io che ho dietro. Groudon e Staka. Considerate che muore di Psystrike, quindi andiamo di frana, c'è sta che lui forfetta addirittura perché lo stiamo veramente devastando, eh. Faccio frana, che è veramente bello e gustoso, e tiro giù Lele perché c'ha gravity. E poi perché abbiamo un 30% netto di possibilità di flinchare. Qua avessi fatto Precipice, mi avrebbe tirato giù Aerodactyl e Mewtwo sarebbe rimasto nel rosso. E poi insomma la partita sarebbe finita. Bene, 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 ragazzi. Io sono contento. Quindi vado di Crunch più Psychic 4-0, leading. Perfect. Questo è un perfect. Questo è un perfect. Lui non ci ha fatto un PS di danno. Perfect. Penso sia il primo perfect che faccio. Sul canale, non lo so. Bella streak questa, bella, bella, bella. C'è da dire che, insomma, le cose stanno andando veramente bene. Io riesco a mettere anche la casellina in diretta. Guardate un po', zan zan. Tanta, tanta, tanta roba. Abbiamo fatto veramente delle belle giocate sia nella partita precedente sia in questa sesta partita vinta, insomma, senza starci a incensare troppo, però è abbastanza indubbio che stia andando bene questa streak. Io vi lascio a questo punto, spero, e io sono ansioso di giocarle le prossime due partite e finire, che voi però siate ansiosi di vederle, e quindi tenete un po' sott'occhio la programmazione del canale perché non tarderà moltissimo ad arrivare la conclusione di questa win streak. Ho già pronto peraltro un team per la prossima win streak che sarà altrettanto figo, insomma. Bene, ragazzi, io vi saluto, mi raccomando, non fate mancare il vostro mi piace, sembra una sciocchezzuola, ma in realtà è molto importante se mi volete aiutare a crescere. Commentate con le vostre impressioni sul team e poi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Domani, 31 luglio, è il mio compleanno. Ore 14 esce una serie nuova, epocale, nuova per molti punti di vista. Alle ore 18 siamo in live gameplay su YouTube e anche stasera alle 19 siamo in live gameplay su YouTube di Diamante, quindi insomma un sacco di roba, vi aspetto.